Amici di RTC Quarta Rete, benvenuti ad una nuova puntata dell'Altra Voce. Ospite di questa settimana il consigliere comunale dei responsabili per Cava, Vincenzo Lamberti. Buonasera a tutti, salve. Ora continua a tenere banco la vicenda della strada provinciale 360, via Pasquale di Domenico. Sembra che in questi giorni ci siano delle novità importanti. Vogliamo fare il punto della situazione. Sembra che ci siano delle novità importanti in questi giorni. Speriamo che ci siano delle novità importanti, le stiamo attendendo con ansia, con trepidazione e anche con un po' con pazienza finora, ma con una certa impazienza, soprattutto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. In effetti, il 27 aprile si è tenuta la conferenza dei servizi. In occasione di quella conferenza dei servizi, tenutasi alla provincia, appunto a Palazzo Sant'Agostino, c'è stata anche una manifestazione che ha visto la partecipazione di circa, forse anche oltre 200 persone di Sant'Anna, che ovviamente hanno manifestato il loro disappunto, ma soprattutto il loro grande disagio che stanno vivendo, che la comunità sta vivendo in questi mesi. Ricordo che la strada è ceduta via Pasquale di Domenico, questo tratto è ceduto il 7 febbraio scorso. Insomma, siamo a 3 mesi abbondanti dalla chiusura della strada, quindi 3 mesi abbondanti di stress, di disagi vari, di chilometri e chilometri in più da percorrere al giorno. Basti pensare che per andare da un punto all'altro della frazione, anziché percorrere 1 chilometro attraverso la strada provinciale che collega la parte di Sant'Anna più verso Santa Lucia, dall'altra parte di Sant'Anna più verso Petrelosa Pregiato, non occorre più percorrere appunto 1 chilometro, ma ne occorre percorrere 14, 7 all'andata e 7 al ritorno, anche perché molte persone non amano nella maniera più assoluta percorrere un'unica strada alternativa via spronata, perché comunque versa in condizioni non tanto buone, e poi è una strada, come dire, abbastanza ripida e a tornanti, per cui ci sono specchietti che si rompono, problemi vari. Per cui il problema è serio per i bambini, per le famiglie, per gli anziani, per la popolazione tutta, per la comunità. È una comunità divisa. C'è stata questa conferenza dei servizi, c'è stata questa manifestazione proprio per dimostrare ancora una volta, l'ennesima volta, il disagio che stiamo vivendo. La popolazione è stanca, siamo stanchi. E questo lo stiamo dicendo ormai già da tempo. In effetti, in quell'occasione è stata presentata una proposta progettuale che riprende quel discorso che stiamo portando avanti. La strada è ceduta da 3 mesi, da almeno 2 mesi e mezzo, cioè da 15 giorni dopo la chiusura, e c'è la valutazione, quella, la strada, a proposito di strada, di valutare l'apertura di metà strada a senso alternato con un impianto semaforico. Abbiamo avuto la disponibilità della proprietaria del fondo che fronteggia il cedimento. Non si vuole percorrere questa ipotesi, questa proposta, perché anche nell'intervenire sul terreno della proprietà privata, bisognava, per predisporre e realizzare l'intervento, bisognava comunque ottenere i permessi, le autorizzazioni, i pareri da parte di autorità di bacino, igiene civile, sovrintendenza e quant'altro. Per cui si sta percorrendo un'altra strada, a proposito sempre di strada, quella proposta presentata il 27 dall'ingegnere Casola, che saluto e ringrazio per la disponibilità e perché ovviamente si sta impegnando volontariamente e gratuitamente per cercare di trovare una soluzione unitamente ai tecnici della provincia per risolvere questa problematica che ormai ci vede coinvolti da oltre 3 mesi, appunto. La prima proposta che è stata fatta, cioè quella della palancolata, in una riunione fatta qualche giorno fa, martedì per l'esattezza, sollecitata ancora una volta la settimana scorsa dal sottoscritto, dal sindaco. Ovviamente che noi abbiamo come riferimento il sindaco, perché è il primo cittadino, ma è anche consigliere provinciale, per cui come dire, cerchiamo di bombardare anche, cioè bombardiamo di fatto il sindaco tutti i giorni con messaggi, WhatsApp e telefonate per fargli
per rappresentargli il disagio e soprattutto per dirgli fa in modo che alla provincia si diano una mossa. Questo è il succo del discorso. Comunque alla fine quella proposta è stata accantonata, c'è un'altra proposta sempre di apertura metà strada, senso alternato, con un impianto semaforico, non sulla proprietà di questa persona che privatamente l'avrebbe messa a disposizione, ma sempre sulla stessa strada, mettendo la prima in sicurezza attraverso l'utilizzo di pale. I tecnici in questa riunione, unitamente all'ingegnere Casola che ha proposto questa ennesima soluzione progettuale, l'altro giorno hanno chiesto altri 2 o 3 giorni di tempo. Siamo allo scadere dei 3 giorni, speriamo che nel fine settimana e quindi in questo fine settimana la soluzione sarà adottata dalla provincia di Salerno, dai tecnici della provincia di Salerno, dal dottore Ranese e che la settimana prossima si metta mano a formalizzare burocraticamente, amministrativamente tutti gli adempimenti necessari per fare in modo che fra 15-20 giorni si apra questa maledetta metà strada. I cittadini non ce la fanno più. Speriamo che si apra questa maledetta, tra virgolette, metà strada, perché altrimenti fra 15-20 giorni, se hanno manifestato pacificamente il 27 aprile, probabilmente fra 10-15 giorni i cittadini non manifesteranno più pacificamente. Non è una minaccia che sto facendo in questo momento, nella maniera più assoluta, però veramente siamo disagiati, esasperati e arrabbiati. In queste ore invece la politica cavese si sta confrontando sulla possibilità di aderire allo SPRAR, il cosiddetto programma per i richiedenti asilo e rifugiati. Qual è la sua posizione, in generale quella dell'opposizione? Sì, in queste ore, in questi giorni siamo chiamati ad esprimerci su questo tema così importante, serio e delicato. Io con la vostra emittente, con Quarta Rete, ma anche in altre occasioni mi sono già espresso in merito e ribadisco le mie posizioni che afferiscono alla mia formazione umana, cristiana, quindi ai valori che fanno parte integrante della mia vita e del mio impegno quotidiano. Non possiamo essere, certamente contrari nel dire non vogliamo accogliere queste persone. Si tratta di migranti, ma in particolare si tratta di richiedenti asilo, si tratta di rifugiati. Però nonostante c'è un atteggiamento, una predisposizione verso l'accoglienza, non posso, che ribadisco, ci mancherebbe altro, non posso che essere preoccupato ed esternare varie preoccupazioni. Ne abbiamo iniziato a parlare in sede di Commissione Sanità e Servizi Sociali, la Commissione si è aggiornata nuovamente, poi la settimana prossima, il 18 maggio, ci sarà il Consiglio Comunale con vari argomenti all'ordine del giorno, tra i quali in particolare l'adesione allo SPRAR. Insomma, ci saranno vari altri momenti, occasioni dove dettaglieremo le nostre posizioni, ma soprattutto più che dire le nostre posizioni, la mia, le nostre posizioni, vogliamo capire chiaramente e approfondire i punti sui quali abbiamo delle preoccupazioni. Innanzitutto in ordine alle modalità attraverso le quali queste persone saranno accolte. Io ribadisco ancora una volta quello che ho detto in altre occasioni. Quando si accoglie una persona, sia essa una persona della nostra città, della nostra comunità, che proviene da altri territori o da altre nazioni o addirittura da queste nazioni che sono riguardate da guerre, da povertà, da carestie, scappano da violenze, insomma i casi sono tanti, sono diversi e si tratta alla fine di decine di migliaia di persone, anzi di centinaia di migliaia di persone. Certamente quando si è chiamati ad accogliere, se si accoglie e quando ci sono concretamente le possibilità logistiche e anche il terreno fertile dal punto di vista proprio delle opportunità che una città, un territorio può offrire, quando si è chiamati ad accogliere, quando si accoglie, si deve fare tutto il possibile e l'impossibile per accogliere queste persone, da qualunque dove esse provengano, in maniera dignitosa. Allora, la mia prima preoccupazione è proprio questa, capire in che modo queste persone saranno accolte, come saranno accolte quindi, e le modalità, nel senso
Abbiamo iniziato ad approfondire questi aspetti, occorrerà che ci siano delle manifestazioni di interessi da parte di attori del territorio che hanno la disponibilità o la possibilità di ospitare queste persone presso case, presso appartamenti, che devono rispondere a certi requisiti, a tutta una normativa comunitaria e nazionale in materia. E alle direttive del governo, insomma del Ministero degli Interni in particolare, quindi capire come vengono accolte, dove vengono accolte. Si parla di 6 aree della città, 5 nelle frazioni, 1 al centro. Vogliamo capire chiaramente queste 6 aree che forse sono state individuate o ancora devono essere individuate, sarà il comune ad individuarle, sarà il soggetto che si dovrà occupare effettivamente della gestione di questi rifugiati, di questi richiedenti asilo, chi se ne occuperà, come se ne occuperà, dove se ne occuperà. Poi certamente una preoccupazione che serpeggia in città da tempo, ma non solo da noi, anche in altre città, un po' ovunque, è relativa alla, non alla presenza di queste persone, alla potenziale possibilità di qualche persona di queste, diciamo di qualche, che ci potrebbe essere sempre, certo. Come potrebbe non esserci, per carità, certamente potrebbe dedicarsi ad attività non nobili, sia dal punto di vista etico, morale, ma soprattutto dal punto di vista della percezione della sicurezza poi per i nostri concittadini e quindi per la nostra città. Ma non solo percezione di sicurezza, proprio per una questione anche di sicurezza. Non voglio né banalizzare né estremizzare questo aspetto nella maniera più assoluta, però ho il dovere da consigliere comunale e da cittadino attento e modestamente attivo in città, devo esternare la preoccupazione di tanti cittadini. Per cui vogliamo capire bene, dobbiamo capire bene, abbiamo il dovere di approfondire e se siamo chiamati ad accogliere, l'accoglienza deve essere fatta in maniera seria, scrupolosa, dignitosa. Certamente poi ci deve essere la massima garanzia dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie, dei locali che dovranno ospitare queste persone, ma anche della situazione sanitaria proprio delle singole persone. Quindi condizioni igienico-sanitarie, dei locali che eventualmente saranno individuate per ospitare queste persone, ma soprattutto modalità di gestione. Capire poi, si parla di 139 persone, in quanto la nostra città ne dovrebbe ospitare 160, considerati 21 già ospiti della struttura dei Cappuccini, ne deve ospitare cava altri 139, si è pensato di ospitarne 24, quindi a gruppi di 24. Ascoltavo in commissione prima, qualcuno parlava di lotti, allora si tratta di persone, ma evitiamo di parlare di lotti, qua non si tratta né di alloggi né di case né di lottizzazione, vogliamo evitare le ghettizzazioni certamente, ma evitiamo di parlare di lotti o lottizzazione. Certamente massimo rispetto per la dignità delle persone, massimo rispetto per queste persone e per tutte le persone in generale, però dobbiamo vederci chiaro, vogliamo vederci chiaro. E parliamo di abbattimenti, perché dopo i giorni caldi di qualche mese fa l'attenzione sembra essere un po' scemata su questo fronte. L'attenzione sembra essere un po' scemata su questo fronte, è vero, perché però sostanzialmente quando questo vale un po' in tutte le cose, quando c'è silenzio, il silenzio preoccupa più delle manifestazioni di impegno, di attività o di attivismo, come dir si voglia. Effettivamente sono 15-20 giorni che si sente parlare poco, si dice poco sulla problematica abbattimenti, acquisizione al patrimonio comunale, su queste questioni altresì importanti e delicate. Noi sappiamo bene che purtroppo, l'abuso, gli abusi non sono nella maniera più assoluta da giustificare, nessuno li può giustificare e nessuno li deve giustificare, nel senso che sono comunque atti illeciti, sono reati.
Però diciamo una certa giustificazione viene dal considerare alcuni aspetti, problemi che riguardano la nostra città. Noi viviamo in un territorio Cava dei Tirreni che è assimilato da questa, consentitemi il termine, maledetta legge regionale 35 dell'87 che ha bloccato, ingessato Cava e non solo Cava, con tutti i vincoli paesistici, paesaggistici, ambientali e di altra natura, quando il territorio di Cava è stato assimilato al territorio della costiera amalfitana. La legge 35 dell'87 è stata quella istitutiva del PUT, del piano urbanistico territoriale, e che ci ha caricato sul territorio tutti questi vincoli, alcuni dei quali come dire, li ha ancora di più ampliati, ingigantiti, perché qualche vincolo già era presente. Ricordiamo il vincolo derivante dal decreto ministeriale del 1967, mi riferisco al vincolo paesaggistico, però a prescindere da questo, insomma, con la legge regionale 35 dell'87 abbiamo avuto un carico di ulteriori vincoli sul territorio. Questi ulteriori vincoli non hanno consentito nella maniera più assoluta al comune di Cava, come ad altre realtà territoriali, ma parliamo di Cava in particolare, di far sì che i cittadini che chiedevano di costruire una casa, una casetta nel loro terreno, nella loro proprietà, per esigenze familiari o perché la famiglia semplicemente si ingrandiva, non hanno dato questa possibilità. E quando succedono queste cose, certamente non possiamo giustificare gli abusi o gli abusivi, ci mancherebbe altro, nessuno lo può fare, ma non lo fanno neanche loro stessi, perché l'abuso comunque in sé è un reato. Però se questo è avvenuto, se gli abusi ci sono stati e tantissimi, centinaia, migliaia sul nostro territorio, comunque vuoi o non vuoi è colpa anche della politica che è stata miope, sorda, cieca, più che miope, cieca e sorda alle istanze del territorio, dei cittadini. Perché dico questo? Perché se si fosse aggiornato il piano regolatore generale, ma parliamo di 20 anni fa, di 30 anni fa, se si fosse sbloccato il territorio da questi ridicoli e sottolineo ridicoli ed effimeri vincoli che abbiamo sul territorio, perché guardate, chi vi parla ama la natura, ama il territorio, ama il paesaggio, quindi sarebbe anche contro la mia formazione, la mia cultura e la mia predisposizione proprio di vita essere contro i principi che tutelano l'ambiente, la natura, il territorio, la città, ci mancherebbe altro. Però si tratta nella maggior parte dei casi di vincoli ridicoli e assurdi. In nome di un effimero vincolo, cosa si fa? Alla fine si buttano a terra le case del comune, acquisita al patrimonio comunale, dove ci sono famiglie dentro che avevano costruita quella casa o quelle case per necessità e che stavano pure pagando il fitto al comune, perché ovviamente la procura applica la legge, la applica in maniera pedissequa, senza, come dire, valutazioni ulteriori di sorta, perché semplicemente l'abuso, voglio dire, ricade in una zona paesaggistica e poi perché c'è tutta una definizione dell'iter anche giudiziario. Ma in qualche caso addirittura la casa è andata a terra prima che ci fosse la definizione dell'incidente di esecuzione. Allora, in questo momento c'è calma, c'è silenzio, però a me questa calma, questo silenzio preoccupa, deve preoccupare anche i nostri concittadini. Tra l'altro l'onorevole Bonavitacola, una ventina di giorni fa in questo comune, un martedì mattina, il martedì dopo Pasquetta, si è impegnato per conto della Regione Campania e per conto del governatore De Luca di adottare le linee guida regionali in materia di acquisizione al patrimonio comunale, che vanno un po', come dire, a coprire, a normare anche dal punto di vista regionale quello che il comune di Cava e qualche altro comune sta facendo già da tempo, ma che comunque alla fine la procura non sta tenendo in considerazione perché c'è una procedura formalmente viziata, perché manca qualche parere, perché la procura comunque non ha elementi di supporto, come dire, importanti per evitare l'abbattimento. Insomma, speriamo che queste linee guida regionali che l'onorevole Fulvio Bonavitacola nel comune di Cava dei Tirreni il giorno dopo Pasquetta, che se non ricordo male era il 18-19 aprile scorso, si è impegnato davanti a centinaia di persone che la Regione Campania avrebbe adottato queste linee guida nel giro di qualche mese, mese e mezzo, e speriamo che nel giro di un mese e mezzo, insomma, queste linee guida regionali siano adottate, come speriamo altresì che il 18 maggio il Senato della Repubblica
converta in legge il DDL Falanga, il quale DDL Falanga, attenzione cari concittadini, soprattutto i concittadini che purtroppo hanno questo problema, non risolve nella maniera più assoluta il problema dell'abuso. Non è un condono, non c'entra niente con l'ultimo condono. Cosa stabilisce? Stabilisce una priorità per procedere agli abbattimenti, per fare in modo che le procure e i comuni abbiano un ordine di priorità in base al quale procedere agli abbattimenti. Quindi si abbattono prima le case che sono confiscate alle mafie, si abbattono prima le case che sono in zona rossa e quindi sono in un serio, concreto rischio, pericolo, perché sono zone a rischio alto, altissimo idrogeologico, quindi le cosiddette zone rosse. Però poi ci sono anche quelle in zone, le case costruite abusivamente, in zone dove c'è il vincolo ambientale o paesaggistico. E un altro punto, aspetto significativo sul quale bisogna focalizzare l'attenzione, governo, regione, comune, ma soprattutto la regione e lo Stato, e quindi chi è deputato a modificare queste cose, quando si parla di rilevante impatto ambientale o rilevante interesse ambientale o paesaggistico, chi è che lo definisce rilevante? Già è difficile chiamare e definire un impatto ambientale o paesaggistico, o meglio c'è la definizione, ma chi è che poi lo ritiene, lo qualifica rilevante? Perché poi per mezzo di quel rilevante la casa alla fine andrà comunque a terra. Io spero che qualcosa prossimamente avverrà a livello regionale, a livello nazionale, ma soprattutto questi sono dei palliativi, servono a dilatare i tempi. Semmai la mannaia dell'abbattimento, anziché abbattersi, cadere fra un mese, fra 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, cadrà fra 2, 3, 4, 5, 10, ma comunque c'è questa mannaia sul collo di tante persone che purtroppo si trovano in questa situazione. Mi auguro che la Regione Campania e il Governo Nazionale si diano da fare per risolvere anche questo problema. E altro argomento che preoccupa è la questione dell'ospedale. L'opposizione ha chiesto che se ne parli in Consiglio Comunale prossimamente. Sì, l'opposizione cerca in maniera molto seria, devo dire, e molto oltre che seria, costruttiva, propositiva, di affrontare nel merito quelle che sono le problematiche principali della nostra città. Abbiamo parlato di questioni di comunità bloccate per via della strada, abbiamo parlato della questione dei migranti. La questione ospedale è una questione altresì seria, importante e delicata. Io spesso e volentieri ho la seria impressione che c'è grande sottovalutazione. C'è sottovalutazione o c'è un approccio superficiale, più che sottovalutazione di quello che sta accadendo, forse anche, ma c'è un approccio superficiale, forse troppo superficiale, rispetto alla gestione di alcune tematiche e soprattutto nell'affrontare certe problematiche riguardo alla nostra città. Innanzitutto io sono ancora convinto che c'è un piano De Luca che certamente non guarda con occhio positivo e benevolo a Cava dei Tirreni, all'ospedale di Cava dei Tirreni. Probabilmente non è proprio nei conti, nella mente di De Luca, che è impegnato su tanti altri fronti a livello regionale, a governare la regione, ma anche a governare la sanità in Regione Campania e soprattutto a Salerno in provincia. Voglio dire, stiamo assistendo ormai da tempo, da mesi, da un anno, reparti che chiudono, reparti sottovalutati e stimati, perché poi se l'infermiere o il medico va in pensione non viene sostituito, e questo è un serio problema per la funzionalità di quel reparto, di quel servizio, insomma, all'utenza. E ricordiamo che l'ospedale di Cava è un ospedale che ha 500 anni di vita, che serve una potenziale utenza di 100.000 persone, perché siamo 54.000 abitanti a Cava dei Tirreni, cittadini di Cava. Sono oltre 40.000, circa 45.000 abitanti della costiera amalfitana, quindi la potenziale utenza dell'ospedale di Cava dei Tirreni è di almeno 100.000 persone. Più bisogna considerare, soprattutto d'ora in avanti, da giugno in poi, con l'estate ormai alle porte, noi abbiamo dei momenti in cui il territorio Cava Costiera non è costituito da 100.000 persone, ma è costituito da 120, 130, 140, 150.000 persone.
E queste 120, 30, 40, 50 mila persone costituiscono comunque una potenziale utenza della sanità che deve essere presente ed efficiente sul territorio. E quindi in particolare l'ospedale di Cava. L'ospedale di Cava va potenziato, va migliorato. Cioè non bisogna essere, come dire, va bene, decidono a Salerno, decide il Ruggi d'Aragone, decide la... Già il fatto che, voglio dire, avevamo un direttore sanitario che per tanti anni ha seguito le sorti del nostro ospedale, e per un motivo o per un altro, politico sicuramente, ma non del dottore De Paola, per decisioni politiche a livello alto, a livello regionale, insomma, si è proceduti al cambio del direttore sanitario. Già questa cosa qua non è stata tanto ben vista, perché voglio dire, tutto il rispetto per la dottoressa Catena, che sta dirigendo sanitariamente l'ospedale di Cava, ma voglio dire, una persona che lo aveva diretto già da 10 anni, forse 15 addirittura, conosceva veramente tutto quello che riguardava la nostra sanità ospedaliera sul territorio. Sicuramente lo saprà anche la dottoressa, lo sta cercando di capire, però aspettate un attimo, qua si dice, mentre il medico studia, il malato muore, e purtroppo sta morendo l'ospedale di Cava di Tirreno. Bene, ringraziamo il consigliere Lamberti, noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima per una nuova puntata dell'Altra Voce. Grazie a voi e buon fine settimana a tutti i nostri concittadini.